22 anni sono presenti nella città di Noto, da 10 anni puntualmente danno appuntamento a tutti quanti seguono questa religione alla villa comunale ma anche in altri luoghi. È la chiesa evangelica Terra Promessa di Noto che ai giardini pubblici di Noto per 2 giorni, il 19 e il 20, ha dato l'appuntamento ai tanti seguaci. E con noi il pastore Rosalba Crispino. A lei una prima domanda, ancora una volta presenti in piazza nel nome di Gesù, una religione la vostra che si apre al prossimo e si apre proprio come oramai un po' per tutte le religioni, si apre proprio dando appuntamento nelle piazze, si apre dando appuntamento in luoghi aperti al pubblico. Sì. Infatti noi, cioè, la gente di Noto non ci conosce da tempo, perché noi a parte dal 2006 e 2007 che facciamo evangelizzazione in piazza e andiamo per le strade proclamando Gesù Cristo è il Signore, ma oltre la religione facciamo molte altre cose che non stiamo qua a dire a livello sociale. Ecco, no, invece è importante far sapere anche come operate nel sociale. Nel sociale, operiamo che ci chiamano molte famiglie, sapendo che noi siamo vicini alla fede, ci chiamano per aiuti. Naturalmente noi non siamo sostenuti da nessuno, ci sosteniamo da noi, quindi ognuno di noi fa una raccolta, aiutiamo quelli che hanno bisogno, ci chiamano a volte anche per le stupidaggini, ma noi siamo sempre presenti in tutto e per tutto in quello che si può fare. Dal 2006-2007 siamo in piazza e ogni domenica mattina dalle 10 all'1 siamo sempre qui in piazza tutto l'anno, predicando la parola di Dio e portando una parola di pace alle persone che hanno tanto bisogno, perché c'è tanto bisogno del Signore. Non è come diciamo noi, non sono i soldi, non sono le famiglie, a volte ci sono persone sole, abbandonate, e noi cerchiamo di dare una parola, anche una di, parola conforto. Di conforto a questa sì, gente. Affinché... In termini di numeri, quanti siete? Soprattutto è una famiglia in crescita la vostra? Sì, di numero siamo 100. Può capitare che siamo anche di più, perché vengono di fuori, vengono di Catania, di Messina, di Floridia, di Melilli, vengono di Rosolini, di Paghino, anche insomma di tanti posti. Cosa succede durante queste giornate di appuntamento all'aperto, di evangelizzazione all'aperto? Come si svolgono? In piazza si svolge con canti, adoriamo, cantiamo, poi si fa qualche balletto a livello sempre cristiano, perché diamo, insomma, la gente ha bisogno anche di gioia. Allora quando ci vedono cantare o fare qualche cosa un po' così, si avvicinano, e qui noi sappiamo che ci sono i pullman che si fermano e ci sono, diciamo, quindi è un momento anche di gioia, sì, di stare insieme, tutti, di convivere. Si fermano tutti, stanno con noi, cantano, a volte, tante volte ci sono anche fratelli evangelici che vengono da fuori, dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, che per caso sono qua, oppure da Roma, da altre città, e si fermano proprio appositamente perché basta che vedono la scritta io appartengo a Cristo, loro dicono ma questi saranno come noi, perché noi diamo, come si dice, per noi la cosa molto più importante è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi eleviamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché il Padre è il creatore del cielo e della terra, il Figlio e lo Spirito Santo sono la Santa Trinità, e molte persone nell'ignoranza, quando ci vedono, non capiscono che significa evangelo, evangelista. Evangelista è
l'angelo di Cristo, e quindi nell'ignoranza non può paura. Noi vogliamo trasmettere alle persone che non siamo una denominazione, perché Gesù Cristo è venuto nella terra non a formare delle religioni, ma a salvare l'uomo peccatore che ha bisogno. E quindi noi cerchiamo di fare questo e di trasmettere soprattutto questo. Oltre questo, spiritualmente lavoriamo, come abbiamo detto prima, nel sociale, perché come si dice, ci vogliono le parole ma anche i fatti, si devono fare i fatti. E abbiamo avuto oltre questo molte liberazioni, guarigioni, persone non udenti che hanno iniziato a sentire, hanno riacquistato, bambini che non camminavano, lo possiamo testimoniare tutta la chiesa, che hanno avuto miracoli, gente, ma miracoli veramente. Io la interrompo perché tra i giovani che sono qui presenti vedo uno slogan, una frase che lei poc'anzi ha citato, lo vedo anche scritto nella maglietta del pastore Rosalba Crispino, ma lo vedo anche in quello dei giovani: io appartengo a Cristo. Ecco, la domanda che vorrei porvi a voi è: quale messaggio vi sentite di lanciare proprio con quello che voglio definire uno slogan, Jesus, io appartengo a Cristo? Allora, come hai detto tu, noi questo slogan che portiamo nella maglietta diciamo che è quello che ci caratterizza, perché come la parola stessa dice, l'appartenere a una persona significa che la tua vita gli appartiene, qualcosa gli appartiene. Noi riconosciamo con questo il sacrificio che Gesù Cristo ha fatto 2017 anni fa sulla croce per i nostri peccati. La nostra appartenenza non significa solo appartenere a parole o portare uno slogan come tu hai appena detto nella maglietta. La nostra appartenenza diciamo che è qualcosa che va oltre, perché noi dobbiamo dimostrare questa appartenenza nei nostri gesti quotidiani. Cioè, noi abbiamo conosciuto Dio, abbiamo la sua luce, siamo felici perché abbiamo Gesù nella nostra vita, e questa felicità cerchiamo di trasmetterla a tutte le persone del mondo che ancora magari non hanno avuto il privilegio di conoscere Gesù, questo Dio meraviglioso. E quindi noi, tramite questa nostra fede, cerchiamo di evangelizzare tutte le persone, di portare questo nome di Gesù Cristo per far conoscere agli altri come noi siamo felici e come Dio veramente ci aiuta nella nostra vita. Io appartengo a Cristo non è solo quello che abbiamo scritto nella maglietta, è anche una ragione di vita, cioè affidare completamente la nostra vita nelle mani di Dio, colui che non può deludere mai, l'infallibile, colui che veramente ha dato la sua vita per ognuno di noi. Non ha tardato e nemmeno ci ha pensato quando è salito sulla croce per noi. Mentre gli piantavano i chiodi, lui non pensava ad altro, non pensava nemmeno al suo dolore. Il suo dolore è passato in secondo piano. Lui pensava a quella gioia che ci avrebbe donato salvandoci dalle cose che non vanno bene, dal peccato. E lui veramente per noi è la luce. Lui ogni giorno, ogni mattino, lo ringraziamo perché lui è colui che ci fa svegliare la mattina, è colui che ci accompagna nel quotidiano, lui ci fa fare tutto, perché tutto viene da lui. Allora, come hai detto tu, questa scritta nelle nostre magliette ha, se lo facciamo in maniera approfondita, ha diversi significati, non solo uno, perché io come voglio prendere come riferimento un versetto nel Vangelo di Giovanni, come leggiamo tutti, in 14:6, dove dice che Gesù è la via, la verità e la vita. La via, perché Gesù, come sappiamo, è la via giusta, e più giusta di questa via non ce n'è. La verità, perché Dio, Gesù, è la verità, è colui che ha creato il mondo, la terra, tutto ciò che ci circonda, noi lo dobbiamo a Lui. La vita, perché noi affidiamo la nostra vita nelle sue mani, come ha fatto Lui in quella croce, che ha dato la sua vita per noi, per salvarci. Quindi, come già detto, Lui è tutto per noi. Siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, insieme al pastore Rosalba Crispino vi saluto dai giardini pubblici di Noto. Con noi, lo vedete dalle immagini, tutti coloro che seguono la fede della Chiesa Evangelica di Noto. Io appartengo a Cristo! Fra noi, e questo è il sogno di vedere.
già nel paradiso, se siamo uniti Gesù è fra noi, e questo è il vivere in